Buongiorno a tutti. Allora, proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei sestieri di Milano. Quindi abbiamo detto tante volte che i sestieri sono quei quartieri tradizionali, quei sei quartieri in cui è diviso il centro storico, comunque diciamo la città di Milano anticamente. E oggi vediamo il sestiere di Porta Romana. Come vedete, questo è lo stemma del sestiere che si trova all'interno del Tempio Civico di San Sebastiano, che sarebbe quell'edificio che abbiamo visto, è in realtà una chiesa, però unisce un po' la funzione civile a quella religiosa, e ne abbiamo parlato quando abbiamo visto i precedenti sestieri, quindi abbiamo affrontato questo tema del Tempio Civico di San Sebastiano e abbiamo detto che all'interno ci sono proprio anche gli stemmi, proprio di tutti i sestieri. E quindi ho deciso appunto di prendere questa foto che riguarda il sestiere di Porta Romana, che come vedete aveva come stemma semplicemente uno sfondo rosso. Abbiamo visto che alcuni stemmi erano un po' più particolari, invece questo è soltanto uno sfondo rosso, lo stemma di Porta Romana, del sestiere di Porta Romana. Il sestiere di Porta Romana, come sappiamo, prende il nome dall'omonima porta, quindi dalla Porta Romana, che si trova in Piazza delle Medaglie d'Oro, e in particolare questa porta si chiama Porta Romana perché sorge sull'arteria stradale che conduce a Piacenza e poi attraverso Piacenza va fino a Roma. Quindi già anticamente al tempo della Milano Romana c'era chiaramente questa porta situata lungo l'arteria stradale che conduceva appunto verso sud, che era detta Porta Romana. Poi chiaramente in epoca medievale la Porta Romana medievale è stata spostata e poi arriviamo alla Porta Romana spagnola. E in particolare quindi assume il nome di Porta Romana per questo motivo, come abbiamo visto le porte assumono i nomi a seconda proprio della loro direzione, della direzione in cui sono orientate. E abbiamo l'esempio, diciamo, di Porta Romana di oggi, la Porta Romana che conosciamo oggi, che è questa, e che è un raro esempio di porta di epoca spagnola. Quindi noi abbiamo visto le volte precedenti che queste porte sono state soprattutto rifatte nel Settecento, nell'Ottocento, quindi in particolare in epoca napoleonica si era pensato a risistemare queste porte, quindi di proprio costruirle ex novo oppure proprio ristrutturarle in modo più monumentale. Però invece qui abbiamo proprio un esempio di porta romana di epoca spagnola, perché questa porta è proprio quella originale del tempo degli spagnoli, venne costruita nel 1596 per volontà di Filippo III, che era il sovrano, e in particolare Filippo III si era sposato con Margherita d'Austria, che giunse a Milano appunto, e in occasione di questo matrimonio con Margherita d'Austria, Filippo di Spagna decise di far costruire questa porta monumentale, riprendendo un po' la struttura degli archi dell'antica Roma. Infatti vediamo appunto che si presenta proprio come un arco di trionfo che ricorda moltissimo gli archi romani, proprio gli archi di trionfo dell'antica Roma, e vediamo poi che ci sono delle decorazioni, dei fregi nella parte superiore e quindi decorazioni che testimoniano anche un po' il gusto, diciamo, di quell'epoca, del tardo Cinquecento. Quindi abbiamo questa porta che si presenta come un esempio di porta di epoca, diciamo inizio dell'epoca barocca, quindi fine Cinquecento. E in particolare dobbiamo anche ricordare che c'è un aneddoto curioso che riguarda proprio le mura spagnole che in particolare avevano assunto la forma proprio di un cuore, secondo, diciamo, la visuale proprio dall'alto. Se noi guardiamo dall'alto i resti delle mura spagnole hanno praticamente la forma di un cuore, perché originariamente si voleva diciamo rappresentare un cuore la cui punta era appunto la Porta Romana.
e questo cuore doveva appunto ricordare l'unione del sovrano con Margherita d'Austria. Quindi in omaggio, diciamo, a questa unione venne realizzata la porta romana. E vediamo quindi il sestiere, il quartiere tradizionale di Porta Romana, e affrontiamo innanzitutto un edificio molto particolare che non tutti conoscono e che si trova in via della Guastalla al civico 15 ed è quella che viene ribattezzata la Casa dei Fauni o dei Satiri, che non tutti conoscono, ma è molto particolare. È un portale soprattutto d'accesso, vedete, che si trova in via Guastalla al civico 15 e in particolare questo portale non faceva parte di un edificio milanese e tantomeno dell'edificio originario, proprio non faceva parte di questa struttura, ma venne portato qui nel Novecento, nel secolo scorso. E in particolare venne portato per decorare questo palazzo che in realtà si presenta come un palazzo moderno a tutti gli effetti, e da dove proveniva questo portale così particolare che adesso analizziamo? Proveniva da una villa napoletana del Settecento che però era stata demolita. Quindi quando questa villa napoletana venne demolita, si decise, per iniziativa dell'architetto Caneva, sotto la sua supervisione, di portare questo portale d'accesso e di metterlo appunto a decorare questo edificio. Quindi abbiamo un portale d'accesso molto particolare che è totalmente fuori di contesto, ma proprio per questo anche affascinante, perché abbiamo qualcosa di unico che non ci aspetteremmo di trovare. E che cosa rappresenta? Rappresenta due satiri qui nella parte laterale, ai lati, che sono delle creature secondo la mitologia antica che hanno il corpo per metà di capra e per metà umano, quindi hanno la parte inferiore, le sembianze nella parte inferiore di una capra e poi hanno la testa, diciamo, la parte superiore del corpo umano. Quindi anche detti fauni o satiri, la doppia denominazione secondo la mitologia. E in particolare questi elementi appunto decorano il portale d'accesso e fungono proprio da telamoni. Ricordatevi che appunto i telamoni sono quelle sculture maschili che sorreggono un edificio, quindi con funzione strutturale. Quindi questi due satiri che appunto sorreggono la parte superiore del portale sono come dei telamoni appunto addossati al portale che hanno funzione di sostenerlo. E poi troviamo anche in queste sculture Adamo ed Eva, quindi abbiamo questo riferimento anche biblico, e poi si trovano dei putti, che sarebbero quei fanciulli che vediamo spesso soprattutto nei palazzi in stile Liberty, comunque quei fanciulli scolpiti che decorano molti edifici e dei putti che sono a cavalcioni su dei leoni marini. Quindi abbiamo anche questo riferimento un po' esotico ad animali particolari. E qui vediamo un'altra immagine. Appunto abbiamo questo satiro, vedete appunto la faccia proprio del satiro che è dettagliatamente scolpita. E poi anche qua si trovano delle decorazioni, più dei ghirigori, quindi è un portale molto particolare, molto interessante, che ha fatto sì che appunto questa casa venisse conosciuta appunto come casa dei fauni o dei satiri, ma in realtà è semplicemente questo portale che è stato asportato da una precedente villa napoletana e poi è stato portato qui a Milano. Quindi abbiamo sicuramente questo edificio molto interessante e ricordo appunto via Guastalla civico 15 e però nel sestiere di Porta Romana, quindi chiaramente questo edificio non esisteva quando c'era, diciamo, nel periodo storico dei sestieri. Invece
un edificio molto antico che faceva parte originariamente di questo sestiere è la chiesa di San Nazzaro in Brolo, che vediamo qui in una foto. E questo edificio, che si trova nella piazza di San Nazzaro in Brolo, quindi nell'omonima piazza, è una chiesa che si trova appunto in questo sestiere di porta romana. Ed è invece, a differenza, diciamo, del portale che abbiamo appena visto, una testimonianza molto antica. Infatti, la chiesa di San Nazzaro in Brolo è una delle chiese più antiche della città di Milano e in particolare è una delle chiese di epoca paleocristiana, cioè appunto al tempo dei primi cristiani. Quindi stiamo parlando addirittura dei tempi di Sant'Ambrogio, perché nasce come Basilica Apostolorum, cioè Basilica degli Apostoli, ed è una delle basiliche fondate da Sant'Ambrogio. Dobbiamo anche ricordare che è la più antica testimonianza di edificio a croce latina, di chiesa a croce latina. Infatti originariamente veniva utilizzata, come proprio nella pianta delle chiese, la croce greca. Quindi abbiamo anche una struttura particolare per l'epoca che rimanda soprattutto alla figura di Cristo, chiaramente la croce latina, perché si vuole far riferimento alla crocifissione. Quindi nella pianta si vuole omaggiare appunto la figura di Cristo. E così appunto poi si diffusero tutte le varie chiese a croce latina, ma questo è l'esempio più antico che conosciamo appunto di chiesa a croce latina. E perché questo nome San Nazzaro in Brolo? Innanzitutto, prima si chiamava appunto la Basilica Apostolorum, la Basilica degli Apostoli, e poi successivamente vennero portate qui le spoglie di San Nazzaro, che era un martire cristiano, e quindi per questo San Nazzaro, e poi in Brolo, perché diciamo in questa zona, comunque nel sestiere di Porta Romana, c'era l'edificio del Broletto, il Broletto vecchio, che sarebbe in realtà il Palazzo Reale, quello che poi è stato trasformato nel Settecento, come sappiamo, e che ha assunto un'altra conformazione, ma che comunque originariamente era il Broletto vecchio, se vi ricordate. E il Broletto vecchio, quindi palazzo dell'amministrazione della giustizia in epoca medievale, dava il nome a una contrada, cioè a tutta una zona, a un insieme di strade, che prendeva appunto il nome di Contrada del Brolo. E per questo San Nazzaro in Brolo, cioè appunto San Nazzaro nella Contrada del Brolo. E questo edificio, però, nonostante diciamo sia molto antico, è stato rimaneggiato, diciamo in realtà non è stato propriamente rimaneggiato, però è stato modificato soprattutto con l'aggiunta in epoca rinascimentale del mausoleo Trivulzio, opera del Bramantino, che ha modificato completamente la facciata e restituendo diciamo questa facciata che abbiamo oggi. E poi abbiamo anche la cappella di Santa Caterina, quindi sono state aggiunte in epoca rinascimentale due cappelle, che la Cappella Trivulzio, anche detta Mausoleo Trivulzio, e la Cappella di Santa Caterina, che ne hanno modificato l'aspetto originario, coprendo quella che era la facciata primaria, la facciata diciamo originaria. E quindi abbiamo questa struttura che si presenta a pianta quadrata, come vedete, con due portali d'accesso però murati, ai lati, e un portale d'accesso principale con timpano triangolare, all'interno di cui si trova poi lo stemma della famiglia Trivulzio, e poi anche nella parte superiore un'altra finestra con timpano triangolare. E poi possiamo notare un altro lato, vedete, è proprio molto diverso anche la parte la parte dell'altro lato, appunto, perché questo mausoleo Trivulzio copre completamente la facciata. E possiamo notare che si trovano anche delle colonne qui, delle colonne di epoca romana, che facevano parte dell'antica via porticata, di una struttura che si ergeva sulla via porticata. E che cos'era questa via porticata?
era semplicemente la via, l'arteria stradale di cui abbiamo parlato, cioè che conduceva a Piacenza e poi a Roma, quindi, perché esisteva già in epoca romana come tracciato. E quindi abbiamo anche questa testimonianza importante, e non solo questa, perché all'interno della chiesa di San Nazario in Brolo troviamo anche dei resti del pavimento mosaicato originale. Proprio di epoca romana, di epoca tardo imperiale, quindi dell'epoca paleocristiana, e abbiamo quindi anche proprio all'interno della chiesa una parte del pavimento proprio paleocristiano originale, quindi è molto importante anche questo aspetto. E quindi abbiamo la chiesa appunto di San Nazaro in Brolo, che è sicuramente una delle architetture più importanti di questo sestiere, proprio anche storicamente, e non soltanto per queste testimonianze, ma proprio perché era anche una delle chiese appunto più importanti del sestiere, quindi abbiamo questa importante testimonianza. E però, proprio nei pressi della chiesa di San Nazaro in Brolo, non possiamo dimenticare un altro edificio che in realtà abbiamo in parte già visto, che però vorrei riprendere, e che è quello della Cagranda, che sarebbe, noi la conosciamo come Università degli Studi di Milano, cioè la statale. Ma non aveva questa funzione originariamente. Che cos'era originariamente? Allora, questo edificio venne costruito in epoca rinascimentale, a partire dal 1450 circa. In particolare quando abbiamo il duca Francesco Sforza, che appunto Francesco Sforza che diventa duca di Milano, quindi assume appunto il potere sul ducato di Milano fondando la dinastia degli Sforza, e in particolare Francesco Sforza decide di costruire un'opera pubblica molto importante che doveva in qualche modo accontentare anche i cittadini milanesi e guadagnarsi il loro favore. E decide di costruire un ospedale pubblico. Quindi in realtà questo edificio era anticamente un ospedale, l'ospedale maggiore di Milano. Questo perché in quell'epoca non c'era, diciamo, una sede principale ospedaliera, ma c'erano degli ospizi che si trovavano un po' sparsi per la città di Milano. E quindi in realtà si decise appunto di costruire questo edificio, questa sede centrale che doveva coordinare tutte le attività ospedaliere, quindi appunto l'ospedale maggiore di Milano. E con quest'opera pubblica lo Sforza voleva chiaramente conquistare il favore della popolazione, dato che si era insediato come duca di Milano e quindi voleva appunto essere acclamato dai nuovi sudditi. Quindi abbiamo questa struttura che è proprio di epoca rinascimentale, che è molto interessante e venne progettata da Antonio Berulino, detto il Filarete, che è stato un architetto importante di quel periodo, e possiamo notare innanzitutto la caratteristica, abbiamo un portale d'accesso che in realtà è successivo, è del 1630 circa, quindi è un portale barocco, che divide esattamente in due parti simmetriche l'edificio appunto della Cagranda, chiamato così perché è grande casa, quindi Cagranda. E abbiamo in particolare questi archi a tutto sesto nella parte inferiore, con poi all'interno delle bifore, cioè delle finestre con due aperture, che sono invece a sesto acuto, cioè appuntite. E nella parte superiore sempre queste finestre a sesto acuto, con queste bifore appunto appuntite, e si trovano poi dei medaglioni, vedete proprio dei tondi, con dei busti sporgenti di personaggi importanti della storia. E questa presenza proprio di busti sporgenti, di medaglioni, è una caratteristica tipica dell'arte rinascimentale, quindi proprio incontra il gusto dell'epoca. E vediamo qui più in dettaglio, notiamo infatti anche la presenza di fregi floreali intorno che circondano appunto queste bifore, quindi qui abbiamo appunto proprio lo sviluppo tutto di decorazioni,
che richiamano un po' l'andamento floreale, e in particolare poi abbiamo questo materiale, questi mattoni di cotto rossicci, che è proprio tipico della tradizione lombarda, come abbiamo visto tante volte, quindi questo uso del materiale rossiccio, proprio questo colore anche molto tipico di quella che è la tradizione edilizia lombarda. E vediamo qui un'altra immagine, quindi è caratterizzata proprio da una struttura ritmicamente scandita, molto simmetrica, e ricordiamo che questo edificio venne bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi fu in parte danneggiato, poi venne ricostruito seguendo il progetto originale e in particolare è considerato il recupero dell'Acca Granda come un vero e proprio capolavoro del restauro. E è diventato sede dell'università statale, cioè dell'università degli studi, soltanto a partire dagli anni 50, quindi in realtà ha assunto per molto tempo la funzione di ospedale, la funzione di ospedale è cessata in realtà negli anni 30, poi negli anni 50 è diventato la sede dell'università statale di Milano. Quindi abbiamo sicuramente un'architettura degna di nota. Ma se invece ci spostiamo lungo il corso di Porta Romana, che proprio prende il nome dalla Porta Romana, appunto, e dal sestiere, ma anche dalla porta vera e propria, incontriamo degli edifici, quindi dei palazzi invece privati. Quindi passiamo, diciamo, da un edificio pubblico a un edificio di carattere privato, che è la cosiddetta Casa del Diavolo. Quindi passiamo dall'ospedale, diciamo, alla Casa del Diavolo, che si trova nel corso di Porta Romana al Civico 3, come vedete, e in realtà questo palazzo è il Palazzo Acerbi, si chiamava Palazzo Acerbi, perché apparteneva a questa nobile famiglia Acerbi e venne ristrutturato sulla base di un precedente palazzo in stile barocco. In realtà questo barocco è, come vedete, un barocco molto sobrio, che è caratterizzato soltanto da questi balconi con elementi curvilinei e anche le finestre che hanno questo andamento particolare e questi balconi qui nella parte superiore e ci fanno capire che è un palazzo barocco, però in realtà ha una struttura molto sobria. Noi sappiamo che il barocco come movimento artistico è caratterizzato proprio da uno sfarzo, tante decorazioni, quindi un'abbondanza proprio di decorazioni. Invece in questo caso troviamo un'architettura piuttosto sobria. E perché Casa del Diavolo? È che apparteneva a questo palazzo, appunto a Ludovico Acerbi, che era il proprietario di questo edificio al tempo degli spagnoli, e in particolare proprio al tempo degli spagnoli si diffuse la leggenda che questo personaggio, Ludovico Acerbi, fosse proprio la reincarnazione del diavolo. Perché, secondo, diciamo, una leggenda, una credenza comune, al tempo della peste del 1630, Acerbi dava dei sontuosi banchetti all'interno di questo palazzo, quindi dava dei sontuosi banchetti, e però gli invitati non si ammalarono mai di peste. Egli stesso andava in giro, diciamo, incurante del contagio, andava in giro per la città di Milano. E però sembrava appunto impermeabile alla peste, quindi non si ammalò. E questo fatto fu visto come un segno che era la reincarnazione del diavolo, perché appunto nemmeno la peste riusciva a colpirlo, quindi doveva essere per forza la reincarnazione del diavolo. E quindi si diffuse appunto questa credenza che questo è il palazzo del diavolo, e in realtà sembra che Ludovico Acerbi fosse già morto da tempo quando scoppiò la peste a Milano, quindi non sarebbe stato lui questo personaggio, diciamo, che viene descritto da questa tradizione. Però chiaramente si tratta di una leggenda che, diciamo, affonda le radici in quel periodo un po' di superstizione e di credenze popolari, che è quello della peste del 600, del 1630, quindi la peste famosa di cui parla Manzoni nei Promessi Sposi. E possiamo anche dire che se questo palazzo resistette alla peste, resistette anche ai bombardamenti austriaci,
non i bombardamenti, scusate, alle balle di cannone austriache del 1848, in particolare nelle 5 giornate, questo palazzo resistette anche agli austriaci. E infatti troviamo una palla di cannone proprio conficcata nel muro, proprio sotto un balcone di questo palazzo Acerbi, e una incisione, una scritta che ricorda 20 marzo 1848, quindi anche una testimonianza di un'epoca successiva che è stata quella del Risorgimento e quindi anche delle 5 giornate di Milano. Quindi un palazzo che ne ha viste di ogni, quindi sia la peste del 600, sia il Risorgimento, quindi le 5 giornate, quindi un palazzo che ancora oggi ha una storia molto interessante da raccontare. E ricordiamo anche che questo palazzo fu protagonista di uno scontro fra la famiglia Acerbi e la famiglia Annoni, che invece era proprietaria del palazzo che si trova di fronte al Civico 6. E in particolare questo scontro, diciamo, era una gara, una vera e propria sfida a chi avesse gli arredi più sontuosi all'interno. Infatti questo palazzo Acerbi tradizionalmente era un palazzo con arredi molto sontuosi, nonostante la sobrietà dell'esterno. E vediamolo, questo è il palazzo Annoni, che è il palazzo rivale del palazzo Acerbi, ed è sempre in stile barocco, però vedete che è un barocco più accentuato, quindi più con più fronzoli, ecco, un barocco più tipico, meno sobrio. E vediamo infatti che c'è un'alternanza proprio per esempio nella parte superiore delle finestre, di timpani ricurvi che sono più propri del barocco, e timpani triangolari, e questa alternanza, questa variazione è un elemento caratteristico. Poi abbiamo i balconi curvilinei e un portale piuttosto imponente d'accesso con queste colonne di carattere più o meno ionico, e poi abbiamo anche questo mascherone che decora il portale d'accesso. Quindi abbiamo sicuramente un palazzo, diciamo, abbastanza sontuoso, in stile barocco. Qui l'interno era molto sfarzoso, perché appunto ci fu questa sfida fra gli Annoni e gli Acerbi per fare a gara chi avesse il palazzo più decorato, più sfarzoso, più lussuoso all'interno. Ma purtroppo questo edificio venne, diciamo, in parte danneggiato. E non sono più rimasti gli arredi originali, perché poi a un certo punto furono, per esempio, all'interno c'era una fondazione artistica che venne poi requisita con dipinti importanti collezionati dalla famiglia Annoni, che venne poi requisita dagli austriaci nel 1848, quindi si insediarono a Palazzo Annoni e requisirono questi elementi artistici. E poi il palazzo fu anche danneggiato nella Seconda Guerra Mondiale, e quindi sono andati perduti gli arredi proprio originali, quelli sontuosi, che l'avevano reso protagonista di una sfida addirittura con la famiglia Acerbi. Quindi questo è in corso di Porta Romana al Civico 6, come vedete, e si trova di fronte al Palazzo Acerbi, che è il palazzo che abbiamo visto prima. Palazzo Annoni, questo invece. E proseguendo proprio lungo corso di Porta Romana, incontriamo anche un altro palazzo molto interessante, che invece testimonia un gusto diverso, ed è il Palazzo Meroni, che si trova all'angolo con Corso Italia, e quindi vedete proprio il palazzo che fa angolo. E è un esempio di palazzo di inizio Novecento. Venne edificato fra il 1914 e il 1924, e è un esempio di stile eclettico molto particolare, quindi abbiamo una mescolanza di stili, abbiamo un gusto liberty che si evince da questi fregi floreali, e però uno stile anche più eclettico, quindi vediamo appunto anche questa struttura a forma di cupola che è molto particolare. Poi troviamo anche numerose decorazioni con queste sculture più sovrabbondanti, quindi è un misto, diciamo, di liberty e di altri stili, quindi per questo motivo viene definito stile eclettico, quindi una mescolanza di stili
molto particolare. Quindi abbiamo un palazzo anche qui interessante che si trova alla fine proprio di Corso di Porta Romana, cioè nel senso all'incrocio con Corso Italia. Poi, proseguendo invece dall'altra parte, prima di affrontare Piazza Missori, dobbiamo parlare di una basilica molto importante che si trova sempre all'interno di questo sestiere, che è la Basilica di Sant'Eufemia, che è questa che vedete in foto, e che innanzitutto anche questa nasce come chiesa antica nel 472. Viene proprio nel 472, viene fondata, viene fatta costruire dal vescovo San Secondo, che in particolare era appunto un vescovo di Milano e che aveva portato all'interno di questa chiesa, per costruire questa chiesa, delle reliquie di Santa Eufemia, e per questo motivo appunto Basilica di Santa Eufemia. Quindi nasce anche questa come chiesa paleocristiana, poi ha subito dei rimaneggiamenti numerosi nel corso dei secoli, diversi rimaneggiamenti strutturali. In particolare, l'aspetto attuale si deve al 1870, quindi in realtà l'aspetto attuale è piuttosto recente, dove fu portata a delle forme neoromaniche. Quindi abbiamo una ripresa proprio del modello romanico, che è quel modello tipico del Medioevo, della fase appunto 1000-1100, caratteristica dell'architettura medievale, come appunto Sant'Ambrogio, che però invece è un'autentica chiesa romanica. E qui vediamo la facciata, che è stata quindi rifatta nell'Ottocento, basandosi sul modello romanico, e la facciata è una facciata a salienti, cioè che non è a capanna, quindi cioè si abbassa in corrispondenza delle navate laterali, quindi vedete appunto la facciata a salienti, con questi mattoni rossicci tipici della tradizione lombarda, che sono proprio caratteristici di tutte le chiese romaniche, più che altro lombarde. E poi abbiamo questi rosoni anche che decorano sia la parte superiore, sia le parti laterali sopra i portali di accesso, e poi c'è anche questa struttura porticata, che venne decorata con degli affreschi che sono in gusto tardo gotico, neogotico in realtà. Quindi vediamo, per esempio, questi sono parte degli affreschi che si trovano sotto questa struttura porticata. In realtà la maggior parte di questi affreschi sono stati realizzati nell'Ottocento, quindi siamo in uno stile neogotico che si richiama al gotico, però armonizzano con le parti rinascimentali che sono presenti all'interno di questa chiesa, perché ha subito vari rimaneggiamenti, e con anche delle tele, dei dipinti che sono custoditi e che fanno parte sempre dell'epoca rinascimentale. Quindi diciamo un gusto di rifacimento neogotico che comunque non contrasta con quello che è la struttura originaria. E vediamo proprio l'interno, che è sempre appunto in stile neogotico, con questo affresco, queste volte affrescate, con questo cielo blu e le stelle su fondo blu, che sono proprio un motivo caratteristico dell'epoca gotica. Quindi appunto abbiamo visto che, per esempio, quando ci sono riferimenti ai soli, le stelle, sono proprio tipici dell'epoca tardo-gotica, quindi la Basilica di Sant'Eufemia ha proprio questa caratteristica di essere stata rimaneggiata nell'Ottocento, però senza creare, diciamo, contrasti, ma creando un insieme armonico, armonioso. E ricordiamo anche che ha un'acustica molto particolare questa basilica, tanto che venne utilizzata da Maria Callas negli anni 50 per registrare i puritani e la cavalleria rusticana, le opere liriche. Quindi venne utilizzata anche per fini musicali, quindi per la musica, questa Basilica di Sant'Eufemia, che ha appunto un'acustica molto notevole, quindi molto, molto buona, e per questo motivo è stata utilizzata anche per scopi musicali. E ricordiamo anche che davanti alla chiesa di Sant'Eufemia si trova anche una colonna, proprio sulla piazza di Sant'Eufemia, che è la colonna di Sant'Elena,
e che in particolare è una di quelle colonne votive che abbiamo anche visto, ne abbiamo parlato anche nelle lezioni precedenti, facevano parte di quel periodo della peste di San Carlo del 1577 e venivano utilizzati come degli altari davanti a cui si diceva la messa per non entrare in chiesa, perché altrimenti si diffondeva il contagio della peste se chiaramente tutti si ammassavano in chiesa. Quindi in particolare abbiamo anche davanti alla Basilica di Sant'Eufemia una croce o colonna votiva, che è la croce di Sant'Elena, così viene chiamata, e quindi abbiamo anche questa testimonianza che ricorda il periodo della peste, della prima ondata di peste importante della città di Milano, che è quella del 1577. E in particolare, parlando di sestiere di Porta Romana, non possiamo tralasciare una piazza molto importante, che è Piazza Missori, che in particolare è stata anche questa oggetto proprio di cambiamenti nel corso del tempo, perché originariamente in questa piazza si trovavano due edifici che oggi non ci sono più, e che erano la Basilica di San Giovanni in Conca e la Ca' di Can. Vediamo qui un disegno che ricostruisce appunto come doveva apparire Piazza Missori anticamente. Quindi questa è la chiesa di San Giovanni in Conca e questa è la Ca' di Can, che era un'abitazione molto interessante, che in particolare era un'abitazione dei Visconti, in particolare di Bernabò Visconti, che venne fatta edificare appositamente nei pressi della chiesa di San Giovanni in Conca, chiesa particolarmente cara a Bernabò. E per questo motivo poi fu ribattezzata Ca' di Can, cioè la casa dei cani, perché Bernabò era amante dei cani, quindi aveva proprio dei mastini, si circondava di questi cani, e la sua casa fu ribattezzata, la sua villa dimora che aveva voluto vicino alla chiesa di San Giovanni in Conca, fu ribattezzata Ca' di Can, casa dei cani. E però la Ca' di Can venne demolita nel 1946, perché ormai era andata in declino, quindi si era degradata e aveva perso gran parte, diciamo, dello splendore originario, e quindi venne poi demolita. E stessa sorte toccò alla chiesa di San Giovanni in Conca, di cui abbiamo questi resti dell'abside, abbiamo questi resti in piazza Missori, che probabilmente avete visto passeggiando da quelle parti, e in particolare questi resti di San Giovanni in Conca sono testimonianza di quella basilica che era anch'essa antica, nasceva come basilica paleocristiana, quindi anch'essa come basilica di epoca tardo imperiale, dal tempo proprio dei primi cristiani. Poi però questa chiesa di San Giovanni in Conca era stata rimaneggiata nel Medioevo, un po' come era accaduto a Sant'Ambrogio, e venne quindi rimaneggiata fortemente e costruita in stile romanico, quindi in stile medievale. E abbiamo questi resti e soprattutto la cripta di San Giovanni in Conca, che è molto importante, che è una delle rare testimonianze di cripta medievale in stile romanico, che è questa, e divisa da queste colonne in sette navatelle. Le volte sono a crociera, come caratteristico proprio delle chiese appunto romaniche, e all'interno di questa cripta si trovava originariamente il monumento di Bernabò Visconti e quello di sua moglie Regina della Scala, che vennero realizzati dal Molino da Campione e che si trovano nel museo del Castello Sforzesco. Quindi abbiamo ancora questo monumento funebre, però è stato poi spostato quando chiaramente la chiesa è stata demolita, tranne la cripta che è sopravvissuta. E la chiesa venne demolita nel 1948, quindi in epoca anche abbastanza recente, per diciamo, problemi di traffico, sembra, per la viabilità, e quindi si decise appunto di demolire la chiesa, e quindi trasformando completamente l'assetto urbanistico della piazza Missori. E abbiamo quindi questa testimonianza molto importante di epoca medievale, quindi una delle poche cripte medievali, dove si trovano anche poi dei resti archeologici, quindi
che testimoniano anche la lunga storia di questa basilica, che nasce appunto come basilica paleocristiana, quindi di epoca tardo-romana e tardo-imperiale, e poi viene rimaneggiata secondo lo stile medievale, come era accaduto anche a Sant'Ambrogio, che invece per fortuna si è conservata intatta fino ai giorni nostri. Quindi un sestiere molto vario, anche questo, con alcune architetture importanti come appunto la chiesa di San Giovanni in Conca, che purtroppo appunto non c'è più ma rimane la cripta, la chiesa di Sant'Eufemia molto importante e quella di San Lazzaro in Brolo, ma anche palazzi come il Palazzo della Cagranda, che però era anticamente un ospedale. Poi abbiamo visto palazzi che sono dimore private, che abbracciano un periodo che va dal 600 al 900, quindi anche qua una grande varietà artistica, che è un po' la varietà che caratterizza Milano in generale e anche le città italiane. Quindi concludiamo così il discorso sul sestiere di Porta Romana, e poi la prossima volta affrontiamo l'ultimo sestiere, che sarebbe quello di Porta Nuova. Quindi vediamo poi il sestiere di Porta Nuova e finiremo i sestieri, ma continueremo il percorso di storia di Milano.